Ciao a tutti, oggi siamo qui al CP Plus, l'evento di fotografia ed immagine più importante che c'è qui in Giappone. Partiamo dallo stand di Fujifilm. Come potete vedere qui allo stand di Fujifilm c'è già un'ora di coda per provare la nuova camera a medio formato che si chiama GFX. Poi qui abbiamo le due fotocamere che negli ultimi anni hanno catturato di più l'attenzione degli appassionati del settore, ovvero la X-Pro 2 e la X-T2. Altre fotocamere di Fuji che sono le Instax, che sono le istantanee che negli ultimi anni sono tornate molto di moda e che sono molto apprezzate in tutto il mondo. Qui siamo allo stand di Nikon. Quest'anno Nikon non ha presentato nuovi prodotti, ma vi faccio vedere comunque qualcosa. Qui invece siamo allo stand della Sony. Anche Sony quest'anno non ha presentato nuove macchine fotografiche, però ha presentato una serie di nuovi letti con attacco FE. Siamo allo stand di DJI, molto famosa per lo stabilizzatore Osmo e soprattutto per i droni. E poi qui abbiamo un altro drone, il Mavic, che è veramente eccezionale. È leggerissimo, ora lo vedremo anche volare. Tra un po', perché ci sono tutti i tre modelli di DJI, Inspire 2, Mavic e Phantom 4 dietro. E guardate quanto è piccolo quando il Mavic è ripiegato. Non ho detto prima, comunque tutte le fotocamere sono integrate ed è veramente bellissimo, leggerissimo e sembra quasi venga dal futuro, è proprio bello. Qua siamo allo stand di Zeiss, che è il top mondiale per quanto riguarda le lenti. Gli obiettivi della serie Otus, come potete vedere i prezzi, quindi 490.000 yen sono circa
4.500 euro, quest'altro 425.000, quindi circa 4.000 euro, qui siamo intorno ai 6.000 euro più o meno, e poi qui scende un po'. Questo invece è lo stand di Canon che ha presentato quest'anno nuovi modelli entry level e altri modelli per veri appassionati. Questa qui è la nuova mirrorless di Canon, la M6. Questa qui invece è la nuova entry level di Canon, qui in Giappone non usano la formula numero più D, ma si chiamano KISS. Questa invece è la nuovissima 9000D, una macchina di fascia entry level molto utile anche per chi vuole vloggare, perché vedete c'è la possibilità di orientare lo schermo come volete. Stand della storica Hasselblad che mostra la nuova X1D. Molto. Questo qua invece è il nuovo componente di Hasselblad per questo telefono Motorola, vedete il Moto, e con il componente si attacca e in pratica si collega al cellulare e avete una fotocamera dell'Hasselblad. Questo è uno schermo 30 pollici 8K. Stand Panasonic che ha recentemente presentato la nuova GH5. Stand della Pentax. Stand Theta, famosa per le telecamere 360 gradi. Stand Sigma che ha recentemente presentato le nuove lenti della serie Art. Questo signore alle mie spalle è il CEO di Sigma. Arezzo, Arezzo, life is beautiful, mi dico. Arezzo, life is beautiful, è una bella film, probabilmente top 5. Top 5. あの、チャップリンの独裁者とか、ゴッドファーザーとか、あ、ゴッドファーザーでしょ。で、やっぱりライフイズビューティフル。ラビータエベル。ラビータエベル。ちょっと去年フィレンツェ行って、パスポート財布取られちゃったけど、行ってポケット。あれ、あの、ビステッカフィオレンティーナ。最高でしたね。僕あんまり 肉はあんまり好きじゃないんですよ。で、特に日本の牛肉が脂が多すぎて、魚の方が好きなんですけど、ビステッカであんまり火が通ってなくて、ビステッカフィオレンティーナは、あんなに美味しい肉食べたことないっていうぐらい美味しかった。 Adesso vi illustriamo tutti gli obiettivi per bocca del CEO di Sigma. イタリアの皆さんこんにちは。 Ciao. 今回シグマは4本の交換レンズを新製品として発表しました。最初が2470の F2.8DGOS HSM というレンズです。このレンズは一眼レフ、フルフレームの一眼レフ用に開発した大口径の標準ズームレンズです。ワイドから望遠まで大変高い性能を維持していて、 しかも手ブレ補正が入っている、アートシリーズの中核となる人気商品となります。
次が 14mm の F1.8、 非常にあのワイドのレンズです。 14mm は普通明るさが F2.8 というレンズですけれども、今回世界で初めて F1.8 という明るいレンズを実現しました。星の写真を撮るようなお客様に満足して使っていただけると思います。こちらが次が 135mm の F1.8 DGHSL、 これは 135mm という望遠レンズを F1.8 で非常に性能よく作ったものです。ポートレート、それからライブのステージ写真、こういうのに撮るのに大変適した、レンズ、非常に性能が高いレンズです。で最後が 100mm から 400mm、望遠レンズです。通常 400mm までの望遠レンズは非常に大きくて重たくなりますが、少し明るさを暗くすることで非常にコンパクトで軽量なレンズに仕上げています。これらのレンズはこれから今年の上半期に発売する予定です。スタンドオリンプス。Qua siamo nella zona della fiera dedicata all'usato, dove è possibile appunto comprare macchine fotografiche, obiettivi e accessori per questo. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Qui dal CP Plus, l'evento principale in Giappone per la fotografia e l'immagine, è tutto. Come sempre, mettete un bel mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se è la prima volta che vedete il mio video, visitate il sito www.dontake.it dove trovate tutte le informazioni per venire in viaggio qui con me. Da Tokyo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!